Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video. Yeee! Yeah! Mi siete mancate tantissimo, veramente. Ve l'ho scritto anche su Facebook, infatti sui social cercavo di essere sempre presente. Ma finalmente a Safamaron ce l'ho fatta, sono qui a girare nuovi video. Sono troppo contenta ed elettrizzata, mi siete mancate davvero tanto, non lo so, vorrei prendere la telecamera e sbaciucchiarmela tutta perché mi immagino tutte quante voi. E nulla, sono troppo contenta. Mi scuso per il casino che vedete alle mie spalle, c'è il cuscini, tutti uno schifo, veramente uno schifo, ma come sapete la mia stanza sta dentro un cesso. Infatti questa volta vi ho sparagnato la sedia piena di panni dietro. Qui vedete tutto un cumulo di robe, ma è lol, vacanziero e non. Infatti vi volevo aggiornare un pochettino sui miei acquisti. Mi scuso per non aver girato video, sono tornata come ben sapete da 2 settimane dalle mie vacanze che sono state fantastiche. Saluto Marti e gli mando un bacione, la ragazza di Fabio, il fratello del mio fidanzato, che è di una simpatia e di una solidarietà assurda, raga, mi manca tantissimo e insomma mi rattristo un pochettino perché è stata davvero una vacanza molto bella, ci ha portato in posti che non conoscevo, ci siamo divertiti davvero tanto. Saluto e mando un bacione a Mara che mi è venuta a trovare a Cattolica, siamo stati una mattinata insieme a fare shopping e mi ha fatto molto piacere rivederla, sono troppo contenta e nulla, mi mancano le mie vacanze come penso sia normale, però tutte le cose belle purtroppo finiscono e si ritorna alla normalità. E nulla, inizio a girarvi un pochettino LOL perché sono diverse cose. Ho voluto inserire anche le cose che ho comprato qui, infatti si chiamerà, non so come si chiamerà questo video, comunque sicuramente haul vacanziero e non, perché veramente ci sono alcune cose che non ho preso in vacanza. Allora, inizio subito con un negozietto che mi ha fatto scoprire Mara, perché io la sera prima ero andata a Cattolica con, scusate se guardo l'interno dello schermo, però è la quinta volta che cerco di girare questo video perché questa webcam di merda va a scatti. Ok, comunque sono andata la sera con il mio fidanzato per Viale Dante a Cattolica e comunque io non avevo cercato questo negozio che sta un pochettino prima, la verità, e sta dentro la traversina e si chiama Tutto 99 centesimi. Ci sta, tiene davvero delle robine interessanti. Vi faccio vedere cosa interessanti, vi faccio vedere cosa ho preso. Tutto questo sempre grazie alla mia amica Mara. E ho preso allora un accessorio che volevo da tempo ed è questa bandana qua stile americana. Me l'ho arravogliata io così, però è un tipo un fazzolettino fatto in questo modo. C'era di vari colori, c'era nera, blu, marrone, verde, cioè c'era tanti colori. La volevo anche rossa, ovviamente rossa non c'era. L'ho presa nera perché mi serviva per i look yo-yo, 99 centesimi. E niente, l'unica cosa, la scritta 100% cotton, se la potevano sparagnare, mettevano un targhettino così toglieva, vabbè, però per 99 centesimi ci accontentiamo, dai. Poi ho preso, mi ha detto Mara, lo sai, in questo negozio vendono i rossettini famosi che ha fatto vedere Camilla Milanesi negli ultimi video, ed erano questi qua, sono quelli della Still Day, che è una marca che prima da me si trovava. Poi non lo so, è sparita del tutto, o non lo so, non ha, chi la trattava non ne vendeva di questa marca qui, quindi l'ha tolta di mezzo. E mi ha fatto comprare questi rossetti qui, che hanno il packaging nero, vabbè, il packaging non è granché, raga, però costano anche 99 centesimi, con le bocche, vedete. Il packaging è così, io ho preso il numero 19, ho già gli swatch qui perché vi ripeto, sto video lo sto girando all'infinito, ed è questo colore qui, questo fucsia, molto bello, è molto più acceso di quello che vedete dalla webcam, è proprio sparaflesciato, e di questi rossetti qui mi piace molto la texture, perché è bella confortevole e è come se aderisce perfettamente sulle vostre labbra. Infatti, nonostante il prezzo, mi ha stupito molto la durata di questo rossetto, cioè sono rimasta sbigottita perché già li ho provati quando stavo in vacanza e davvero hanno fatto un'ottima riuscita.
Cioè, li ho messi prima di scendere, li ho tenuti su più di 2 orette, devo dire la verità, perché poi tendono a seccarsi e ad aderire sulle labbra. Simona, ce la puoi fare, cazzo! Andiamo avanti. No, raga, il caldo mi sta dando la testa, davvero non ce la potrò mai fare. Poi vi voglio far vedere il numero 20, che è quello che mi vedete su, che ha fatto un volo dalla cassettiera. Oggi ho detto, vabbè, si è spappato il rossetto, addio. Simona fa vedere le calecchie, invece no. Ed è questo qui. Bellissimo colore. Dalla webcam sembra diverso, però è non saprei, tipo un ciclamino come colore, Simona articola un discorso sensato. Ce la puoi fare. Comunque, è un rosa carne, cioè un rosa più scuro del rosa carne che tende quasi al fucsia ciclamino. Sì. E quindi è questo colore qui. Che però non so, ma dalla webcam sembra tipo corallo, cioè da qui sembra corallo, da qua sembra più rosa. Comunque è davvero molto molto buono, è matto come il numero 19, questo qua è il 20. 19 e 20 sono tipo matto. Lo 07 è l'unico che mi ha deluso, ma relativamente, ragazzi, cioè, comunque sono rossetti di 99 centesimi, non è che mi sono scippate i capelli perché c'ha i glitterini, anche perché non potete vedere, non lo potete sbozzare, non avevano i tester, quindi voi giustamente per 99 centesimi prendete, vi piaceva il colore com'è. Ed è lo 07, che ha una texture diversa dal 19 e il 20, ha una texture più morbida che tende davvero a spappolarsi e penso che si può vedere. Perché io l'ho messo questo qui. E l'unica cosa, diciamo, che non mi piace è che Shir con dei glitterini argento. E non è che mi piace assai, la verità. Però ho detto, vabbè, 99 centesimi. Ha comunque un'ottima durata. Cioè, sono rimasta sbigottita. L'ho messo quando sono andata alle Befane, il centro commerciale Le Befane a Rimini, e mi ha retto. Cioè, sono rimasta sconvolta. Non è bellissimo, però, come i primi due che vi ho fatto vedere, però non è che fa schifo. Per 99 centesimi, caspita, ha un'ottima, ottima resa. E ho reso questi tre rossettini qua. Mi sono anche pentita perché questo tipo di negozio da me non c'è. C'era prima, tutto 1000 lire, tutto 1 euro, però questo qua si chiama proprio 99 cent. E poi, sempre in questo negozio, vi sparagno la forbicina e le robe che ho comprato per le zanzare, tipo perché dove stavo io ci stavano le zanzare. E quindi mi ho preso quelle candele che costavano poco, ho detto vabbè, mo le prendo perché mi stanno mangiando viva. E ho preso poi queste salviettine esfolianti della marca Superdrug, che se non erro è proprio una catena in Inghilterra, le ho pagate sempre 99 centesimi. Le usate poco, cioè ne usate due, però devo dire, anche perché io non ho molta impurità sul viso, però devo dire che puliscono a fondo la pelle, la lasciano morbida e liscia. E sono le Exfoliating Fast Facial Wipes. In inglese, quello che è, ragazzi, cioè, che stiamo qui a dire, comunque della Clarity si chiamano. E io e Mara le abbiamo prese uguali, le abbiamo volute provare. Queste qui servono dopo, insomma, aver struccato, eccetera, eccetera, per tipo una sorta di peeling per il viso. Qui dice che può essere utilizzato anche per togliere il trucco, però onestamente è fatta tipo. Vedete, tiene dei granuletti, così si vede, tipo un nido d'ape, però un po' più pungente. E onestamente non è adatta per la sorta di stoffa che ha sta salviettina per struccare, perché vi brucia, perché comunque è stata creata per fare il peeling. Comunque, devo dire la verità, 2 volte usate mi ha stupito. L'ho usata anche per togliere le pelli morte al mio fidanzato che si è ustionato e devo dire ha fatto un ottimo, ottimo lavoro. 99 centesimi, che cosa vogliamo pretendere? Poi, sempre, vabbè, molto molto economico, in un negozietto a Viale Dante a Cattolica, che per le ragazze di Cattolica non vi so dire, perché anche Marti mi ha chiesto che negozio era. Mi ci ha portato Mara, aveva quest'acqua, si chiama Acqua Fresca by Casaromas ed è al tè jasmine e l'ho pagato 1 euro, vedete quanto è grande. E vi dico subito,
No, non dice IML, però ce n'è parecchio. Ha un odore buonissimo. Ovviamente non dura come un profumo, è un'acqua profumata. Però è davvero fantastica. Il packaging non è niente di fantasmagorico, cioè di plastica, però per 1 euro, raga, il profumo è qualcosa di fantastico e me lo sono voluta prendere. Ed è un'acqua fresca da mettere dopo che si è andata al mare per rinfrescarsi, insomma, in generale. Poi vabbè, ho comprato questo braccialettino qua, mo si è tutto scambiato, è tutto brutto, però io ogni parte che vado mi devo comprare un braccialettino perché, vedete, questo qua con l'occhio, molto molto bellino, l'ho pagato 1 euro, sempre a Viale Dante a Cattolica, dagli innumerevoli negozi di cinesi e indianini che stavano lì. Ma no, non c'erano cinesi, c'erano gli indianini e i neretti che vendevano queste cose qua. Comunque, con quest'occhio molto molto carino. E poi sempre a Cattolica, rimaniamo per zona, ho capitato in una profumeria che si chiamava Profumeria Emanuela, che sta all'inizio di Cattolica, e vendeva la Wet n Wild. Infatti io là sono rimasta così. Allora, vi stavo dicendo, ho voluto prendere per provare questa tinta qui della Wet n Wild. La profumeria si chiama Emanuela, però raga, non vi so spiegare dove si trova precisamente. Comunque, all'inizio proprio del corso, del centro, diciamo, di Cattolica. Allora, ha un colore, raga, fantasmagorico sta tinta. Io me la faccio vedere. L'unica pecca è che quando si secca, praticamente non dovete mangiare né dovete bere perché se ne viene a pezzi e risulta davvero uno schifo. Si fa davvero uno schifo. E non mi sembra il caso. Faccio lo sbozzo. Io l'ho provata sia solo bevendo e diciamo ancora, però se ne va tutti i lati ed è bruttina. E poi ho mangiato, vabbè, è un rosa sparaflesciato. Vi ho messo la foto su Facebook e su Instagram di questa tinta qui, però davvero, una volta che voi mangiate, se ne viene via a pezzi. Stesso il fatto che secca moltissimo le labbra, il prodotto si secca moltissimo e se ne va a pezzi ed è un effetto che non mi piace assolutamente. Cioè, il colore è stupendo ed è il Le92 4A. Però non la consiglio per la resa che ha questa tinta. Il colore è stupendo, è da avere solo per il colore e da applicare soltanto quando non si deve mangiare, non si deve bere, si deve scendere così, giusto per. E poi ho preso un rossettino, come non potevo prendere un rossettino Wet n Wild della linea Matte. Io, questo qui è il sesto che ho ed è lo Stop Light Red, che su internet si dice che è il dupo del Ruby Woody Mac. Vi faccio uno sbozzo anche di questo. Vedete, questo è il rossetto ed è fantastico. L'ho già provato e mi è piaciuto tantissimo, ma i rossetti Wet n Wild sono una garanzia. Costano 2,99 euro e questo qui, questa tinta qui mi sono scordata, ma costava tipo intorno ai 3 euro e passa, giù di lì, insomma. E ho fatto questi due acquestini make apposi, mi pare proprio la prima sera che stavo lì, ma non ho resistito perché volevo questi due prodotti. Questo qua, la verità, mi prendevo un altro rossetto perché sono certa che non mi tradivano, però ho detto vabbè, voglio provare, voglio vedere com'è. E lì ho sbagliato, raga, dovevo comprarmi il rossetto perché questa qui la posso utilizzare poco perché non voglio, perché poi se andate a passargli gli strati è peggio. È peggio e peggio, perché si fa tipo tutta una pappa sulle labbra. No, non è granché, parliamoci chiaramente, non è granché. Poi vi faccio vedere cosa mi ha portato Mara. Io vado a casaccio proprio. Allora, vi faccio vedere. Mi ha portato questo pennellino che io sto amando ed è un pennellino a penna. Che io la verità me lo volevo comprare da una profumeria, se non sbaglio da Douglas. Poi il giorno dopo che mi è venuto a trovare Mara, guarda caso mi porta un pennellino di questo tipo a penna perché mi mancava ed è della Melissa. Non so il numero, non so nulla. Ha il manico rosa, stupendo, davvero stupendo. Lo sto utilizzando davvero tanto, sia per sfumare. No, mi piace molto. Si può utilizzare per vari usi.
sia per sfumare la matita, per fare il pennellino che serve per lavori di precisione, se si vuole intensificare una zona dell'occhio, insomma, serve per questo genere di lavoro qui. Poi mi ha portato due pezzi della Wave Goddess, della Essence, mi ha portato questo illuminante viso e corpo, ed è lo 01 Sparkling Goddess, con riflessi rosa, molto molto carini. Questo qua ancora lo devo utilizzare perché essendo abbronzata, mi sbianca molto e non rende. E ha tutte perlescenze all'interno rosa. Cioè, vedete, sulla pelle abbronzata sembra che ho le chiazze bianche in faccia. Devo metterle, devo utilizzarlo più in là. E poi, sempre della Wave, mi ha portato questo ombrettino in crema. Color pesca, molto molto bello, molto luminoso, già l'ho provato. Molto molto buono. Dura tantissimo ed dà una luminosità agli occhi stupendo, davvero. E poi, per ultimo, ma non per importanza, la cipria della Catrice, della linea Prime and Fine. Ed è una cipria illuminante che sto adorando, la sto utilizzando tantissimo, anche se non si vede. È molto molto bella e ha dei riflessi, è tipo rosata con dei riflessi oro. Stupenda, davvero stupenda. Purtroppo con la luce naturale non si nota, cioè sembrano tutte uguali le cose, ma non è così. È questa qua, vedete? Poi sono andata dalla MAC a Viale Ceccarini a Riccione e ho preso Cyber, che è un satin lipstick, e lo tenevo qua. Ho detto lo tengono, se non me lo prendo me ne pentirò. E l'ho voluto prendere, cioè niente da fa. Mi sono comprata il dupe della Revolution, ma non serve a una mezza pippa. Eccolo qua. Poi è un odore, raga, allucinante, allucinogeno, stupendo, davvero stupendo. Vi faccio uno sboccino. Lo so, sotticchia con gli sbocci dei rossetti MAC, però capitemi. Ed è un nero violaceo spettacolare, davvero spettacolare. Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Lo amo perché potete fare un look molto molto semplice, pure come sto truccata adesso con questo. Il top, veramente il top. È un rossetto secondo me da avere perché è particolarissimo. A me onestamente, quando lo metto qui per Salerno mi guardano come a dire ma questa è malata, che cazzo tiene, cioè... Così, onestamente, me ne passa per l'antica mera del cervello perché mi piace. Qui stanno arretrati che è un qualcosa di allucinante e allucinogeno, quindi a me non mi interessa. Ma sicuramente mi comprerò anche Pulp di Mulac. Me lo comprerò, non voglio sapere niente, me lo metto pure, non me ne frega una mazza. E poi mi sono fatta dare il pigmento vanilla come sample, personale gentilissimo alla MAC a Viale Ceccarini a Riccione. Sono davvero soddisfatta sia dell'acquisto che del personale che trovate lì perché è davvero gentile. Mi ha seguito una ragazza davvero molto molto garbata, molto gentile, sono rimasta davvero soddisfatta. E poi, sempre per quanto riguarda i trucchi, questo è un acquisto e un ordine che ho fatto qua. C'era la promozione sul sito di Estée Lauder, dove praticamente si poteva acquistare il campioncino del Pure Color. Il rossetto Pure Color, il nuovo, la Envy 340 a 5 euro, e potevi scegliere quattro campioni omaggio, cioè quattro campioncini gratuitamente. Il rossettino è davvero piccolino, però è stupendo, è di una dolcezza che non potete capire, cioè quanto il mio mignolo. Anche più piccolino, cioè stupendo sto rossettino qua. È proprio un rossettino da borsetta. Simona sta andando a fuoco. Questo è il rosso, davvero molto molto bello, il rosso fragola. Vi faccio uno swatch piccolino anche di questo perché il prodotto è quello che è all'interno. Questo è il colore, è satinato come rossetto, però ha un'ottima ottima durata, devo dire la verità.
È un ottimo profumo, oh, è molto carino anche lo scatolino, troppo bellino. Poi sto amando questo mascara dell'Estée Lauder, sicuramente me lo voglio comprare perché davvero è stupendo. Comunque questo qui, sontuoso e infinito praticamente, tradotto, ed è davvero fantastico. L'ho usato, vedete, troppo bello, mi piace assai. E poi mi sono presa una CC cream, ancora la devo usare, Revitalize Supreme Anti-Aging, e un campioncino del fondotinta nuovo Double Wear. E poi l'angolino di contorno occhi antirughe, ma mia mamma se l'è fregato, quindi non ho da farvelo vedere. Adesso ragazze passo a farvi vedere cosa ho preso d'abbigliamento e di accessori sia in vacanza che qui e inizio con gli accessori che ho preso in un negozietto a Riccione a Viale Gramsci dove vado sempre quando sto lì e ho preso questo anello stupendo. Non so, mi piace assai, troppo bello e questo braccialettino semplice d'argento. Non lo so, mi piace perché è molto luminoso. Il braccialettino l'ho pagato tipo 2 euro e l'anello 5. Molto carino. Poi ho preso qui alla Benetton che ha messo il 50%, ho preso queste due magliette. Queste qui un po' larghe. Vedete? Questa è molto bellina, ha le maniche fatte così. Bella, davvero molto carina ed è grigia e rosa. C'era di vari colori, l'ho pagata 7 euro e qualcosa. E poi ho preso quest'altra qui, Blake 63, l'ho pagata 5 euro. Queste sono quelle là, belle larghe. Mi piace anche con il modello di questa magliettina qua, sempre al 50%. Dalla Benetton. Poi, per quanto riguarda sempre vestiti, al centro commerciale Le Befane a Rimini, da Piazza Italia, ho preso della nuova collezione questa felpa, che sono di quei modelli belli larghi, vedete? E l'ho pagata 10,95 euro, una cosa così da Piazza Italia ed è della nuova collezione, quindi la potete trovare. L'ho presa XL perché mi piace bella larga e calda e morbida, davvero un'ottima qualità e c'era di tanti colori. Mia sorella l'ha comprata ad esempio color vinaccia. Poi a Riccione mia mamma mi ha regalato questa borsa. Praticamente il modello di Stella McCartney a Viale Dante in un negozietto che vende tutti gli accessori. Questa tasca qui la adoro perché ci metto il cellulare, molto pratica, porta anche la tragolla ed è nera di pelle semplice. Questa pelle, diciamo, lavorata, fatta in questo modo. Poi ho preso questi stivaletti qui, sempre in un negozio a Viale Ceccarini. Qua. Li ho pagati, questi qua me li ha regalati papà e costano tipo 29 euro. E praticamente è un negozio che si trova dove sta la Sephora a Viale Ceccarini in una traversina. Non mi ricordo il nome, la verità, teneva tutti questi stivaletti bellini di pelle nera, semplici. E poi per ultima cosa, la mia cover che vi ho già postato la foto su Instagram. Che praticamente è fatta con questo cuffietto adorabile e fatto con i brillantini, però non si vede. Si vede, sembra liscia. Invece il cuffietto è fatto tutto di brillantini, troppo graziosa. Pagata 4 euro in un negozietto a Viale Gramsci di un indianino. E niente, ragazze, questo è quanto. Questo è il super video haul vacanziero e non. Finalmente sono tornata e vi mando un bacione. Fortissimo, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!